Cari amici, come sapete è uscito il nuovo DPCM e anche noi, in quanto residenti della zona rossa, ci dobbiamo adeguare alla normativa. Questo TG è ovviamente registrato, cara Emma. Infatti è l'ultimo giorno in cui noi di seconda secondaria possiamo stare qui. Esatto Elena, a partire da oggi noi di seconda e terza secondaria abbiamo iniziato con le lezioni a distanza. Fortunatamente si fa per dire, abbiamo l'esperienza del primo lockdown, quindi siamo pronti a rispondere anche a questa esperienza. Speriamo comunque di poter tornare al più presto a scuola, perché stare insieme è sempre meglio. Approfittiamo dell'occasione per ricordare agli alunni che hanno la fortuna di tornare ogni giorno in questi ambienti, di rispettare le regole anticontagio, distanziamento, disinfezione e obbligo della mascherina anche quando si è seduti al proprio banco. Regole che anche gli adulti si devono ricordare di rispettare. Ora, basta parlare di DPCM e di regole. Passiamo alle notizie della settimana. Da lunedì, alla scuola dell'infanzia ha preso avvio il progetto Raccontiamoci. Vediamo nel servizio di cosa si tratta. All'inizio di questa settimana i bambini hanno ricevuto una magica sorpresa, l'annuncio del Re Odino, un re amante delle cose preziose, soprattutto delle fiabe. Re Odino ha scelto proprio i bambini della nostra scuola per portar loro di tanto in tanto fantastiche storie e scrigni da aprire e da scoprire. Prima di andarsene, Odino ha fatto una richiesta ai bambini, quella di trasformare la scuola in un bellissimo castello. Così tutti insieme si sono messi all'opera per creare l'accoglienza degna di un re. Alcune fiabe faranno da guida e aiuteranno i bambini non solo ad immergersi nel mondo affascinante della fantasia e delle emozioni, ma anche a non dimenticare la realtà, creando occasioni di apprendimento, favorendo la curiosità, l'esplorazione, l'esperienza diretta e il gioco. Anche gli alunni della primaria stanno lavorando con i numeri, divertendosi. Sentiamo nel servizio, proprio attraverso le loro voci, di che cosa si tratta. Da soli stiamo facendo dei calcoli più veloci con questi due dadi. Possiamo scegliere e poi da soli dobbiamo fare tipo esce 5 più 5 che fa 10 e facciamo i calcoli più veloci. Invece con la maestra arriviamo fino a 100 e poi ritorniamo indietro con tutta la classe. Con la maestra lanciamo un dado, uno però, e se esce 10 poi devi lanciarne un altro perché devi sommare quei due, tipo 3 che fa 13. E poi si va avanti, un altro lancia e che fa 10, 13 più 10 che fa 23. E poi andiamo avanti e poi a 100 ritorniamo indietro. A scuola in matematica abbiamo fatto le addizioni con i dati, le operazioni. Che le addizioni consistono nel tu tiri i dadi, dopo quando ti esce il numero puoi girarli come vuoi, metterli come vuoi, dopo ne fai un altro, ne fai la stessa cosa, dopo succede che fai l'operazione
No, le fatte dopo quando passano le due ore e un'ora all'isola abbiamo corretto le addizioni. E invece sottrazioni si devono fare che tutti i dadi che devi avere prima il numero più grande, dopo riprendere i dadi e però il numero più piccolo e dopo risolvi quanto fa e risolviamo in isole. In chiusura vi ricordiamo che anche per l'open day fissato per sabato 14 novembre valgono le restrizioni. Segnatevi comunque la data, perché abbiamo ideato un modo tutto nuovo per farvi visitare il nostro campus. Dal campus è tutto! Alla prossima settimana!